Buongiorno a tutti, questa gara, il rally del Valtevere, la prima su terra, parte da Zena, dove ringraziamo il nostro Fede Canton che ci ha dato questa bellissima 500X con la quale faremo le ricognizioni. Dai ragazzi, si parte, grazie Fedi, Ciao CNT a tutti. Canton Detailing, mi raccomando, andiamo! Al solito non ce ne facciamo mancare una, sono successo un casino di cose e il pilota si è dimenticato, a lui è dell'isola d'Elba Alberto, e si è dimenticato i documenti della macchina a casa, quindi aveva già traghettato tutto fino in Toscana ed è dovuto tornare a casa a prendere i documenti, anche se un'ora dopo i commissari ci avevano detto che avremmo potuto fare le verifiche anche senza averli fisicamente, quindi diciamo è stato un po' inutile, però adesso siamo qui, facciamo le verifiche sportive io e Adriana e poi andiamo ad aspettare Alberto che arriverà un po' tardi. Bene, abbiamo fatto quindi le sportive e le tecniche invece purtroppo no, perché i fogli ce li ha tutti Alberto che è ancora in viaggio e non abbiamo preso neanche il GPS, perché adesso è uscita la nuova normativa dove ti chiedono 300 euro di caparra per questo GPS e praticamente io non avevo né il blocchetto degli assegni né i 300 euro in contanti, quindi lo prendiamo tutto domani mattina. E però ho controllato tutto il roadbook, ho sistemato tutto pronto per l'arrivo di Alberto e niente, adesso lo aspettiamo e poi domani alle 7 saremo in prima linea per prenderci il verificato e il GPS. Raga, che inizio, c'è un sonno della Madonna, 6 ore di viaggio, ho dovuto noleggiare la macchina per fare le ricognizioni sulla terra, è lunga, ma si fa, si fa. Buonanotte, ci vediamo domani mattina direttamente alle ricognizioni, magari riesco a fare anche qualcosa delle verifiche. Eccola lì, il verde in questi periodi mi accompagna. Che bella con la fanaliera. Sì, con la fanaliera, perché come sapete la prima prova sarà in notturna, 5 km su terra, partenza su asfalto in notturna. Che spettacolo. Aspettiamo Alberto, poi andiamo a fare le tecniche. Stiamo aspettando i tecnici per fare le verifiche. Ragazzi, non so se vedete, ma nevica. Oh, se nevica. Terra e neve. Com'è, Albi? Terra e neve. Interessante. Un bel pasticcio. Sì. Mamma mia, se nevica. Non so se si vede, ma nevica tantissimo. 50. Ma è questo il video? Sì. Ti direi di sì. Che figata, bello! Terra! Si tocca la terra! 70, destra 2. Tu le vuoi poi in anticipo con il ritardo? Non tanto. No, in ritardo. Normale, quando voglio... vedi la prossima te la dico. Esatto. 70, destra 2, vedi. Destra 2, 50. Okay. Che figata, guarda che ganci! Ok. Per attenzione. Tornante sinistro stretto. Tornante sinistro stretto. Sinistra 4. Che figata! 30. Accendo a sinistro. 30. Che dite, nevica? Ma sì che nevica. Se fosse troppa, allora sì che era nulla. Se venivamo con la Clio, eravamo laggiù. No, qual è il problema? Sto chiedendo. Ecco, una delle cose assurde che può succedere è proprio questa, che siccome lassù magari ci sono i commissari oppure c'è persone che non riescono a salire con le macchine, si continua a formare della coda e rischiamo poi magari di non riuscire a salire. Fortunatamente la 500X sembra abbastanza adatta,
Forse ho parlato presto? No, 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 sale, sale. E quindi fare le condizioni così è davvero tosta. Destra 3 meno, per sinistra 3 più. Preparatevi perché se fate un rally su terra ad alte montagne, in alta montagna, può succedervi sta roba. Bianco Natale. Spettacolo. E poi ci sono i poveri che provano con Lamborghini Urus. Eh? Porca troia, che spettacolo. Guarda sto camion. È incazzato nero, guarda lì. Bello. Quanta neve! Bene, abbiamo finito le ricognizioni, o meglio, ho finito le ricognizioni, abbiamo deciso di terminare qui le ricognizioni, abbiamo fatto due giri sulla prima, mezzo sulla seconda e uno sulla terza, contando che comunque sulla terza viene modificata, l'ultimo giro viene accorciata e quindi abbiamo, diciamo, guardato giusto il giro lungo e capito dove si andavano a intersecare la sesta con la settima. Adesso torniamo in parco assistenza perché dobbiamo fare la macchina e poi dovremo esserci. Poi si parte per la prima prova, siccome oggi abbiamo una prova al sabato e poi domani abbiamo le altre sei. Carico Albi? Sì. Carichissimo, 2x2. A professore. Cause I've been living life right, like I could just die any minute. Go for a ride down the side, PCH, country limit. I don't need a guide, follow lights, take me where I wanna visit. Are you alive or just breathing? Cause I've been living life right, like I could just die any minute. Go for a driving at night, windowless ride, feeling alive. Nothing in sight, forever in flight. Follow those lines, we'll make it this time. Blurry street lights, work as a guide to memories that we're making tonight. Oh yeah, we'll make it tonight. Yeah. Con la macchina pronta, fa un freddo della Madonna, come avete visto, ha super nevicato, abbiamo messo tutti gli adesivi e adesso siamo pronti a partire per questa sera. Però è doveroso spiegarvi che macchina è. Vi spiego, questa è una Rover Racing Start. Cosa significa? È una macchina totalmente di serie. Tutti i tastini che vedete sono soltanto per fanaliera, stacco della massa, accensione magari col tastino, ma niente di modificato. Sterzo di serie, motore di serie, centralina di serie, tutto di serie. A parte ovviamente tutti i sistemi di sicurezza ed estinzione di eventuale incendio. Quindi vuol dire che abbiamo un roll bar, vuol dire che abbiamo un bel assetto, ma è tutto di serie, ragazzi. Quindi è molto interessante come discorso vedere anche con un cambio col differenziale libero di serie come è correre come correre. E la cosa carina è che questo qua ovviamente è il primo rally su terra, quindi è una macchina con un roll bar, un assettino da terra e quattro gomme da sterrato, basta, niente di più. Quindi è una cosa veramente molto molto interessante. Mi sento sempre a mio agio insieme a tutte queste R5. Sono andato a prendere l'ora, adesso torno da Alberto che mi sta aspettando e ci prepariamo per la partenza che per noi sarà tra un'ora esatta. Vi presento il mio pupillo Nicolò che mi informa che le pressioni facciamo 1,8 in quadro. Le hai già fatte tutte? No, 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 Okay. Per gli amici detto Ciccio, lo tartasserò per tutto il weekend e già lo vede. Vi sembrerà assurdo, ma sulla Terra si esordirà con la notturna. Meraviglioso, non vedo l'ora. E adesso saliamo in macchina, ci incolonniamo e si parte. Mamma mia.
tutto di notte. Che figata. 5, 4, 3, 2, 1, vai! 50 destra 4. Abbiamo fatto incredibilmente tutto senza problemi, senza casini, e la prima prova su terra, tra l'altro in notturna, è stata un esordio molto particolare. Gabri, come ti sei sentito? Come è andata? No, Gabri, porca troia! Albi, come te la sei sentita la prova? Ti sei divertito? Ci ha divertito, dai. Diciamo che siamo andati molto con un passo accorto, perché sarebbe stato un peccato, insomma, fare un errore, che è facilissimo in queste condizioni. La gara poi domani, ci abbiamo tutte le prove, insomma, quindi l'importante era arrivare in fondo a questa prova, poi domani si vede se si può aumentare un po' il passo. E le sensazioni sono stranissime, cioè non è come sull'asfalto che sì, va bene, vai forte, ti dai paura, ma fino a un certo punto, minchia, con la terra ogni tanto senti di quelle botte, salti, tagli molto profondi, è molto strano. Questo ci fa presagire che domani sarà una giornatona con tanti tanti chilometri di prove speciali, trasferimenti, timbri vari, quindi sarà una giornata difficile da affrontare. Ci vediamo domani mattina. Ed eccoci qua, la domenica mattina di gara, fa un freddo della Madonna. Vi presento un caro fan che naviga prontissimi, stessa categoria con la Swift, e porca troia, non sappiamo bene come sarà l'acerbaiolo, perché qua nevica e siamo bassi, quindi figurati lassù, vista la situazione di ieri la vedo un po' problematica. Vediamo cosa ci dicono, vediamo se sarà annullata, vediamo se con le gomme da terra basterà, boh, non si sa, vediamo. Intanto adesso prendiamo la macchina a riordino, andiamo al parco assistenza e poi si passa la prima. Bianco Natal, na 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 na. Non so se vedete quanto nevica. Questo vuol dire che mi sono messo di merda sotto casco, come al solito. E poi più che altro, porca troia. E poi più che altro faremo terra neve. Sarà divertente vedere come reagisce la macchina preparata per terra anche sulla neve. Cosa ne pensi, Albi? È tutta un'incognita questa prova, non
ho idea di come, che condizioni la troviamo. Boh, stiamo a vedere, dai. Anche perché prima sono passate le R5. L'ha distrutta. 5, 4, 3, 2, 1, vai! 50 costretto! Yeah.
a frizionare subito. Ok. Allora, la prima prova è andata. Purtroppo abbiamo avuto un problema grosso alla frizione. Sembra quasi bruciata. Però in questo momento stiamo avendo un problema anche al cambio. Quindi vediamo se riusciamo a portarla a fine prova e a riordine, e poi l'assistenza per vedere se riusciamo a farci qualcosa, un palliativo, per riuscire ad arrivare a fine gara. Meno male che siamo all'inizio prova e che siamo gli ultimi, così ci portano via subito. Giusto per la procedura è uscire con il cartello ok, così che gli altri piloti vedano che sei a posto, e se invece hai bisogno di aiuto il cartello SS. Purtroppo il cambio aveva già due gare dure così sulla terra, un cambio di sedia è difficile, chissà che cos'ha, sono curioso, ce lo faremo dire. Va? Niente. Vicina sia al prova sia una stradina. Se basta, potrebbe bastare che entrasse la decarcerazione, ti dà un tiro o fino all'inizio prova che c'è un po' più di spazio, oppure fino alla stradina qui come è più comoda, e loro fanno venire il loro carro. Domanda tranquillamente già subito la decarcerazione e fatti portare lì da te dopo li tratti. Grazie, 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 ragazzi, grazie mille. Ok, sta venendo una bella situazione. Ora dimmi che cosa vuoi di più, ah. Contenuti e varietà, altro che a rotino, bro. Qui c'è un asino, ci dà, ah. Da notte rotonda e cocktail preferito, BMW 30 e parte posteriore. Liguria la ragione del tuo test preferito. Attiva le notifiche, schiaccia pollicione, ah. Yeah. Asino, 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 corse.